Buongiorno a tutti, buon venerdì 24 maggio, ci avviciniamo all'epilogo di questa stagione bellissima, ultima partita, domani vigilia, domenica è rimasta fissata alle 20.45 la gara col Verona, ultima di una stagione straordinaria che si è conclusa con la seconda stella e il 20° scudetto. Allora, ringrazio Matteo che ci ha segnalato veramente un insulto vergognoso, deplorevole, che è comparso sotto il video dell'amico Filippo Tramontana, che chiaramente non ne ha nessuna colpa, ma che vi fa capire a che punto siamo arrivati e come bisogna fare qualcosa per stoppare quest'odio sui social e tutti questi leoni da tastiera, odiatori seriali che si nascondono dietro nickname e che portano le offese più vergognose possibili. Questo fenomeno, ha scritto Marco Barzaghi, disabile, senza nessun rispetto per niente nessuno, si nasconde dietro un nickname, si può solo segnalare il commento che viene lasciato tranquillamente da YouTube, che poi però se metti una canzone o quant'altro ti blocca o ti addirittura cancella video e altro. Se vai a denunciare questo soggetto alla polizia postale, la polizia postale chiede un riferimento a YouTube, che il più delle volte risponde, anzi sempre, che ci vuole una rogatoria internazionale per arrivare a sapere chi sono questi veramente personaggi squallidi, che è un complimento, ma vi fa capire come non funziona tutto questo sistema e l'utilità della nostra petizione che vi metto in descrizione nei commenti fissati. A qualcuno da noia, però l'obiettivo è rendere i social più vivibili e soprattutto proteggere i soggetti che potrebbero risentirne, soprattutto i più giovani, di questo cyberbullismo a cui non si mette un freno. E dunque cercate con un click, siamo a 2135 al momento, le firme virtuali alla nostra petizione per sottoporre tutta questa problematica alle autorità, e credo che tutti ne siate d'accordo, per dare anche la possibilità, appunto, con una iscrizione con documento e riconoscimento alle autorità in caso di reati del genere, anche soprattutto poi in casi peggiori, di intervenire e di individuare subito chi invece la fa franca, quasi sempre nascondendosi dietro un nick o dietro a uno pseudonimo che non corrisponde alla sua reale entità. Quindi un click come segno di civiltà, perché è veramente assurdo quello che stiamo assistendo. Poi parliamo dell'argomento più caldo, perché ve l'avevo già anticipato, adesso sarebbe arrivata la grana Lautaro per cercare in tutti i modi di indebolire l'Inter e di trovare delle problematiche, delle grane per impedire all'Inter di essere così forte. Però leggiamo, perché insieme al Tecaldo più famoso di YouTube in arrivo, il comunicato che ieri è stato pubblicato dall'Inter. Oktri ha acquisito complessivamente il controllo indiretto del 99,6% del capitale di Inter. Si legge nella nota del club: Inter Media and Communication SPA, gestore unico delle attività di media, broadcast e di sponsorizzazione
DFC Internazionale Milano è stata informata da Inter che il 22 maggio 2024 Inter ha ricevuto una comunicazione da parte del proprio socio Grand Tower, che detiene una partecipazione pari al 68,55% del capitale sociale di Inter, con la quale è stata informata, tra l'altro, dell'avvenuta escussione del pegno sulle azioni di Grit Horizon, socio unico di Grand Sunshine, che a sua volta è socio unico di Grand Tower, da parte, attenzione, di Glass Trust Corporation Limited, security agent, come vi abbiamo sempre detto, sempre security agent, e qui finisce, parola fine a tutte quelle cialtronate, a quelle narrazioni del pegno di primo grado, del promissario acquirente che era dietro alla, a questa fantomatica Glass Trust, che fin dall'inizio vi abbiamo sempre detto che era tutta una narrazione farlocca, che non c'era assolutamente nessun socio occulto, nessuno dietro, nessun pegno di primo o secondo grado, ma che era essenzialmente solo un security agent. Adesso il comunicato ufficiale dell'Inter, che mette la parola fine a tutta quella narrazione del metaverso che abbiamo sempre combattuto in difesa dei tifosi dell'Inter e della verità. E come vedete, l'Inter è diventata americana e il grande obiettivo adesso di Oaktree è quella di trasformarla, renderla ancora più forte e poi più appetibile sul mercato e chiaramente anche più profittevole. Comunque, allora, concludiamo il comunicato. In qualità di veicolo designato, nominato, autorizzato dal security agent, in qualità di agente e OCM Luxembourg Sunshine, un'entità riferibile ai fondi gestiti da entità affiliate a Oaktree Capital Management, in qualità di veicolo designato, nominato, autorizzato dal security agent, e della circostanza per cui, per effetto della predetta escussione, ha acquisito il controllo diretto del 100% del capitale sociale di Grit Horizon e quindi ottenuto il controllo indiretto di Inter. In pari data, Inter Media and Communication è stata inoltre informata da Inter che Inter ha avuto notizia che Grit Horizon ha acquisito altresì il controllo e la proprietà di Lion Rock, società che detiene indirettamente tramite la sua controllata International Sports Capital il 31,05% delle azioni di Inter. Per effetto di quanto sopra, Oaktree ha acquisito complessivamente il controllo indiretto del 99,6% del capitale di Inter. Nessun change of control è in corso in base all'emissione di euro 415 milioni di senior secured notes al tasso del 6,75% con scadenza 2027, quindi bloccherebbe la clausola per chiedere il rimborso del bond con scadenza 2027. Nessuno degli eventi di cui sopra ha determinato un default o un event of default in relazione alle senior notes. Nessuna dichiarazione prospettica viene resa in questo comunicato e tutte le dichiarazioni sono rese solo alla data del presente comunicato. Quindi fine della storia. Fine della storia e vittoria, direi, conclamata, ma nessuno ne ha mai avuto dubbi sulla questione annosa e dibattuta della famosissima Glass Trust, che vedete solo oggi viene, si manifesta, viene nominata, ma perché, come vi abbiamo sempre detto fin dagli albori e quant'altro, con tanti saluti. Poi faremo anche una lezione di giornalismo per spiegare come lo scoop, il grande scoop Pinco, sia stato trovare il nome del fondo con cui Zhang stesse trattando un finanziamento
primi al mondo, un nome che poi è finito sulle prime pagine di tutti i giornali, e questo lo scoop poi, come abbiamo sempre avvertito, prima di un'ufficialità, di una chiusura di un affare, ci sono un sacco di clausole su cui appunto si può anche vedere che il tutto non si realizzi. C'era uno scadenziario ben preciso, anche dichiarazioni dello stesso Marotta e tutti che aspettavano solo e quant'altro e nient'altro che un comunicato ufficiale, poi la clausola sulla rivendita e quant'altro ha bloccato tutto, anche perché l'abbiamo spiegato, Oaktree ha capito che ha in mano un grande affare per cercare di guadagnare ancora di più e magari in controtendenza con quanto si credeva, con i soliti noti che ci avevano assicurato che Oaktree non avrebbe mai escusso il pegno, mai gestito l'Inter, forse avendo vissuto da vicino anche quest'ultima stagione, queste ultime due grandissime stagioni, c'è stato anche un cambio di rotta, un cambio di obiettivi, e poi lo vedremo. Nel frattempo verranno rimosse tutte le insegne, tra virgolette, cinesi anche da Appiano Gentile, che si trasformerà in Beeper Center con il nuovo sponsor Beeper già nella famiglia nerazzurra, che ha sede di fronte a Via della Liberazione, di fronte a quella dell'Inter, e che acquisirà il naming di Appiano Gentile per 3 milioni all'anno, credo. Queste sono le voci che circolano. Nel frattempo deflagra la grana, secondo qualche media, di Lautaro Martinez, di questo rinnovo che, come aveva detto Lautaro, tra un festeggiamento e l'altro spera di risolvere entro breve settimana prossima, quando anche è previsto un incontro con la dirigenza del suo agente Camagno. Qualcuno l'ha paragonato a Milito a Madrid, quando invece la situazione è ben differente. Intanto uno è capitano e l'altro non lo era, ma Milito metteva in dubbio la sua permanenza. Lautaro ha semplicemente detto: mi auguro che la settimana prossima si possa risolvere il tutto, e poi l'ha spiegato dicendo perché vorrebbe andare tranquillo e ancora più motivato e carico a far la Coppa America in vacanza, sapendo di essere ancora di più riferimento anche del nuovo progetto, che dovrebbe continuare su una linea di continuità di questo mix tra miglioramento dei conti e competitività che l'Inter ha intrapreso da diversi anni e che vuole continuare in questa, su questa strada. Problema che forse in un momento anche così delicato di transizione come questo, il suo agente Camagno sta parlando un po' troppo, diciamo. Però andiamo a vedere le varie dichiarazioni che ha reso. Prima però sottolineerei quelle del ministro dello sport Abodi, che ha ricevuto una mail da parte di Oaktree che si presentava, che presentava le sue credenziali, ha dichiarato così il ministro dello sport, e si metteva a disposizione per illustrare un progetto di lungo periodo, come nel comunicato, e così continua anche l'illustrazione alle, diciamo, autorità. Nella continuità, che può sembrare discontinuità rispetto alla proprietà Zhang, ha cercato di dare serenità e di dire alle istituzioni: siamo noi, questo è il nostro nome, se avete piacere ci siamo. Mi sembra un segnale di novità confortante, perché dimostra che ci può essere una modalità per mantenere la dimensione finanziaria planetaria, trasferirla nel rispetto della trasparenza. Certo, non mi sembra una titolarità
acquisita legittimamente in modo trasparente, un debito sottoscritto e non rispettato che prevedeva una clausola di escussione intera società, vediamo quanto questa nuova proprietà avrà voglia di continuare a investire. Sono convinto che questo sia un buon inizio e la speranza penso che sia da parte di tutti, poi vedremo nella praticità, a cominciare da queste situazioni di rinnovo di Lautaro, ma anche di Barella, di Inzaghi, la preparazione che cambia dell'estate con l'annullamento della tournée in Cina, il ritiro che dovrebbe cominciare intorno al 10 di luglio con Europei, Coppa America, Olimpiadi, che saranno un altro fattore che creerà ostacoli nella preparazione della prossima stagione. Capiremo anche come Inzaghi affronterà questa difesa del titolo. Dicevamo, parole di Camagno. La lealtà di Lautaro per l'Inter è assoluta. Leggiamo e analizziamo. Vuole restare e rinnovare. E fin qui tutto bene. Ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi, quindi anche fa capire come stia alzando l'asticella, anche se non ci risulta di una richiesta, come invece scrive Corriere dello Sport, da 12 milioni. Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, un Mbappé, a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui. Sai, in Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno, e qui il riferimento credo che vada a Vlahovic o all'ultima stagione di Osimhen, tutte e due che sono sui 12 milioni. Dovrò affrontare tutte queste tematiche con l'Inter quando ci vedremo. Attenzione, non abbiamo parlato con alcun club per una sua eventuale cessione, anche perché, voglio dire, i regolamenti non lo prevedono, non lo autorizzano, proprio perché il ragazzo vuole rimanere a Milano, però è come un avviso ai naviganti che eviterei, soprattutto in un momento così delicato, come anche chiedeva ieri nella sua, diciamo, esposizione Marco Materazzi, intervistato dalla Gazzetta, ai capitani Lautaro e Barella di capire il momento delicato dell'Inter e di comprendere prima di mettere le loro esigenze personali davanti. Se è vero che Lauti chiede 10 milioni a stagione, non importa, ha detto, le cifre eventuali dell'accordo, le cose cambiano col tempo. Lautaro oggi è uno dei capocannonieri principi d'Europa. I tifosi hanno paura che vada via, ma no, sanno che Lautaro ama l'Inter. Poi certo, la professione del calciatore è corta, si deve adattare la situazione di Lautaro a quella del mercato. Lui intanto continua a dirmi di non sentire alcun club perché vuole restare all'Inter alle giuste condizioni. Lauti è una persona onesta, farà di tutto per restare a Milano. Siamo pronti a venire a Milano tutte le volte che l'Inter vuole per tentare di trovare un accordo. Non abbiamo mai pensato di andare via, anzi vorremmo restare per tutta la vita. Spero e credo che possa essere così, quindi un colpo al cerchio e uno alla botte. Ma poi in serata ha riparlato a Tele Lombardia. Se il giocatore gioca male lo mandano via, ha detto Lautaro, ha fatto 25 gol, devo trovare un accordo soddisfacente per il giocatore, nessuno è nervoso, stiamo lavorando per trovare un accordo che sia buono per il giocatore e per l'Inter. L'esito di questa trattativa è seguito da tutta Europa, ovviamente dobbiamo analizzare il cuore, il sentimento e la realtà di un professionista che vive di calcio, questa è la realtà, vogliamo trovare un accordo, lavoriamo per questo, ma dobbiamo trovare un accordo buono per tutti. Il cambio di proprietà presenta una realtà nuova, io devo capire la nuova mentalità, ma sono molto tranquillo, ci sono grandi professionisti come Marotta e Ausilio, conosco benissimo Lautaro, Lautaro gioca all'Inter per merito di Piero Ausilio, Atletico Madrid e Borussia erano fortissime su Lautaro, Lautaro è finito all'Inter per merito di Ausilio che ha fatto un gran lavoro, ora dobbiamo trovare nella realtà del 2024 un accordo per Lautaro che sia in linea con il mercato. Almeno 10 milioni, la cifra non è importante, i tifosi vogliono vedere Lautaro in campo, non è simpatico parlare di cifre, perché sono cifre incredibili per una vita normale, l'Inter ha fatto la finale di Champions, ha vinto lo Scudetto, è una grande squadra, dobbiamo arrivare a una situazione che sia molto buona per l'Inter e per Lautaro.
L'importante è che Lautaro sia felice nella squadra in cui vuole stare, nella città in cui vuole stare. Ci vuole tranquillità, non abbiamo mai parlato con altre squadre europee. Noi parliamo con l'Inter, c'è volontà di arrivare a un accordo. È un'attività intensa quella del calciatore, le carriere sono molto veloci. Lui è molto serio, molto identificato con l'Inter, cioè ha parlato a fiume, ma un professionista è sempre a rischio. A me piacerebbe che Lautaro giocasse tutta la vita nell'Inter, è molto serio. Lautaro, la dirigenza è molto seria, noi lavoriamo per i tifosi, far felici i tifosi dell'Inter, ma nel calcio ci sono molti interessi, dobbiamo trovare un accordo che soddisfi sia l'Inter che Lautaro. Ha un contratto fino al 2026, c'è molto tempo per parlare del rinnovo, non vuole ascoltare nessun'altra offerta, l'unica che può ascoltare offerte è l'Inter, se la società decide di vendere Lautaro ascolteremo le offerte, ma se l'Inter non vuole noi restiamo fino al 26 e ascolteremo le proposte per prolungare. Devo solo ascoltare la nuova società, devo conoscere la nuova situazione, sono arrivati gli americani, è arrivato un fondo, ora devo ascoltare la nuova società. Ho la tranquillità che i dirigenti sono gli stessi, il club è passato da cinesi agli americani, io devo ascoltare la nuova situazione, magari l'Inter vuol diventare più forte del Real Madrid. Lautaro è molto felice a San Siro, non ci sono soldi che possano cambiare la mentalità, non c'è alcuna possibilità che Lautaro non sia felice nell'Inter a Milano, voglio tranquillizzare il tifoso e speriamo di trovare un accordo. Dunque, il tutto in attesa di questo incontro della prossima settimana. Sono arrivate anche delle altre dichiarazioni che possono far, insomma, ragionare, fantasticare, forse possono essere un indizio, perché nonostante le voci di un Napoli pressante, intervistato Gudmundsson ha buttato lì un qualcosa che forse porta direttamente all'Inter, dicendo che lui può giocare anche da mezzala, un po' ricoprendo quella che è la posizione di Mkhitaryan. Apriti cielo, può essere un indizio, lo vedremo, cercando di capire anche come si porrà la nuova proprietà di fronte al mercato che, diciamo, linee darà alla sua dirigenza, che dovrebbero essere in continuità con quella seguita per un mantenimento, miglioramento dei conti, per un mercato sostenibile a costo zero, finanziato dalle cessioni magari di tutti gli esuberi, di un Correa che stranamente non è stato convocato per la grigliata che ieri hanno fatto i giocatori alla fine dell'allenamento ad Appiano, dei vari giovani interessanti che l'Inter, come Agumé, Van Oijsen, potrebbe decidere di sacrificare per crearsi un tesoretto e appunto andare a puntellare la rosa, come già fatto con Zielinski, Taremi, e adesso bisogna trovare un vice Sommer, l'abbiamo detto, un esterno destro se Dumfries verrà sacrificato perché non rinnova e dunque potrebbe garantire quella trentina di milioni per andare anche volendo a prendere Gudmundsson, su cui c'è però grande concorrenza, ma le parole del giocatore possono essere un indizio. Chiaramente l'Inter in Champions, l'Inter con lo scudetto sulla maglia, le due stelle, ha un appeal che, come spiegava anche in passato Marotta, in continua crescita, e tanti giocatori si propongono, vorrebbero venire all'Inter. E adesso bisogna fare i conti con la nuova proprietà, un affare da più di 30 milioni con modalità che però potrebbero essere anche gradite al Genoa, di un obbligo, di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, con, si diceva, Zanotti da dare in prestito in cambio al Genoa con una cifra anche di recompra futura. Adesso da capire, c'è stato il primo, diciamo, incontro con Alejandro Cagno e l'avvocato Ralf e la dirigenza, penso per situazioni molto più
importanti e grandi, e da adesso in poi bisogna capire anche l'effetto Oaktree sul mercato, che cosa comporterà, quali saranno le linee da seguire e se sarà possibile fare un certo tipo di operazioni e determinate mosse di mercato, oppure sarà fin da subito la richiesta di una sostenibilità, ma anche nell'immediato e non a lungo periodo, nonostante comunque l'abbiamo detto, il pareggio di bilancio dell'anno prossimo è già una carta importante anche per un miglioramento continuo dei conti, che dovranno avere un grosso aumento dei ricavi, soprattutto adesso cambierà anche l'area geografica di riferimento con Oaktree, che potrebbe portare nuove sponsorizzazioni, nuovi partners, anche in vista del nuovo mondiale per club che si giocherà la prossima estate negli Stati Uniti. State sintonizzati, cercheremo di spiegarvi tutto quello che succede senza prevedere il futuro, che non è un'attività che ci compete, per quello ci sono i maghi Merlini e le cartomanti. Noi cerchiamo di raccontare quello che succede, trattative che possono saltare o andare in porto, nel sempre massimo rispetto della vostra presenza e fiducia. Quindi spazio adesso ai vostri messaggi, quelli che hanno preso più like nel video di ieri, mi raccomando, e non dimenticate mai che l'Inter è campione d'Italia, quindi per tutti quelli terroristi vari, intertristi, state molto sereni. Biagio, fai complimenti ancora all'Atalanta, strepitosa, anche se le dichiarazioni di Gasperini a diversi di voi che mi avete scritto hanno dato fastidio. Dove sono gli scantinati che dicevano che saremmo falliti? Dove sono? Dice Maurizio Bosco. Inter a stelle e strisce, firmiamo la petizione, link in descrizione. Allora, il 22 maggio un'altra squadra italiana che vestiva di nero azzurro ha battuto una squadra tedesca aggiudicandosi la coppa e salendo sul tetto d'Europa. Piacevoli coincidenze evocano ricordi. Sarà stato lo stesso sponsor? Saranno stati i colori? Vittoria stupenda e meritata da parte dell'Atalanta. Ancora complimenti. Joseph Mega. Il comunicato di Oaktree dà sicuramente maggiori certezze sul futuro e possibilità di programmare con serenità il futuro, visto la continuità che avremo dal punto di vista manageriale. Purtroppo c'è qualcuno che anche nella serata trionfale dell'Atalanta ha trovato il modo di fare una battuta di pessimo gusto, dettata probabilmente dal rancore nei nostri confronti. Siamo tutt'altro noi, facciamo i complimenti all'Atalanta per il grande obiettivo raggiunto con il sorriso. La bellissima storia che hai raccontato ieri del nostro amico Mono dimostra ancora una volta che i social, se utilizzati in maniera corretta, sono una grande opportunità. Motivo in più per sostenere la nostra petizione anti-haters. E se volete vivere la favola di Mono, abbiamo fatto un bellissimo video sul mio profilo Instagram. Vi consiglio di cliccarlo tutti, perché è veramente emozionante. Gianluca Marrocco dice: complimenti alla Dea, ma non a Gasperini per le sue dichiarazioni. Un grazie a Zang, Gino Scalzo, ma un grande applauso a Marotta, Ausilio, Antonello, Baccin, a tutta la dirigenza. Sandro Curcio: sono tutti invidiosi, stanno morendo e soffrendo, dicono che la nostra amata sparisce dal calcio, ma si dovranno rassegnare. Grande Mono, complimenti al fratello interista, anche alla sua Karen. Prosperità a lungo termine può significare mettere l'Inter in mano a una proprietà seria entro 2 anni o anche a 6 mesi, non credo così velocemente, perché comunque tutte le dichiarazioni di Oaktree anche alle massime istituzioni sono, come abbiamo letto anche le parole di Abodi, improntate a lungo periodo.
Serve a poco, lo so, ma ho sentito, scrive Ovidio, diversi, su diversi social offendere e diffondere notizie false nei confronti dell'Inter, li ho segnalati subito illustrando questi fatti, non so se c'è qualcuno che verifica. Altra problematica di questo Far West. Le immagini Gus di un ragazzo imbarazzato e timido accompagnato dal padre, le ricordiamo, il nostro grande scetticismo, la paura, invece con umiltà, amore per i nostri colori ed dedizione, il giovane ragazzo ci ha regalato emozioni e vittorie, diciamolo a gran voce ciò che i giornali tacciono, grazie Steven, uno di noi. Ormai è ufficiale, Raffaele, il cambio di proprietà, tutti i tifosi noi nerazzurri ci auguriamo che Oltri continui a operare per non interrompere il percorso vincente che già da qualche anno l'Inter aveva brillantemente intrapreso. Mi ha fatto, Adelaide, molto piacere quello che hanno scritto Di Marco e Çalhanoğlu. Di Marco ha scritto quello che ogni tifoso come noi pensa, ricordiamocela, la squadra che avevamo prima che arrivasse Steven Zhang. Tony! Comunicato di Oktri dedicato a tutti gli intertristi, a tutti quelli che speravano in una sorte diversa del nostro amato club. Nonna novella, hanno fatto un grande affare, speriamo che lo sappiano amministrare bene, vediamo come si muoveranno e dove vogliono arrivare con l'Inter. Paolo Giulio Valdi, complimenti all'Atalanta, un po' meno al suo allenatore per le sue criptiche allusioni. Fabrizio dice, adesso la finiranno di dire che siamo indebitati? Santos, anche lui non ha gradito alcune dichiarazioni. Claudix, tantissimi auguri agli sposini freschi e un matrimonio a doppia stella che sia l'inizio di un'altra bellissima storia. Spero in un grande futuro. Gianni Balestra, certo che il 22 maggio porta bene Zoie ai colori nerazzurri. User, che non so chi sia. Saluta tutti e ringrazia Steven Zhang per quello che ha dato all'Inter. Speriamo, Maurizio Tibaldi, che gli americani mantengano ciò che hanno scritto nel loro primo comunicato. E vedremo. Un caro saluto a tutti. Direi che ci siamo. Diamo un'occhiata, ringraziando poi tutti gli altri che hanno scritto, ma che per esigenze di tempo non riusciamo a leggere. Un'occhiata finale ai giornali. In copertina c'è sempre l'Atalanta. E Gasperini, che adesso ha questa grande offerta del Napoli, deve decidere se rimanere oppure no. Thiago Motta, che ha comunicato il suo addio al Bologna ed è pronto a iniziare la sua avventura alla Juve. Il Milan, che ha comunicato il divorzio a Pioli, sempre più vicino Fonseca. E poi si parla di Inter nelle pagine, nelle retrovie, con i paletti di Oktri per una nuova Inter sempre più in linea con la continuità, restare al top con equilibrio, lo stadio sempre più fondamentale, l'Inter è già nella nuova era. E poi è stato avvistato Taremi a Milano col suo agente Pastorello, ma questa ve la spieghiamo meglio domani, e ci spiega la Gazzetta chi è Cano, il manager.